Eccoci qui per un nuovo video ambientato sui monti che circondano Roma. Monti non sono, c'è cioè uno che si chiama Monte Mario, ma non sono monti per niente. Questa è letteralmente una collina. Non so se si vede sicuramente nelle altre immagini. Non so se in questa immagine si riesce a vedere che sono circondato dalla città. Però non vi fate ingannare, questo è un luogo incredibile. Chiamasi Insugherata, Parco dell'Insugherata. La città è cresciuta attorno ad alcune zone, prima come fattorie, come insediamenti, poi come abusivismo di qualche tipo e poi semplicemente urbanizzazione. Risultato, tu c'hai delle sacche di campagna, che poi prima era tutto così, immaginate i sette colli di Roma. 1000 anni fa, 3000 anni fa c'era niente. E adesso c'hai queste zone che per qualche motivo non sono state toccate, fa sapere se sono state sufficientemente protette al momento giusto o se invece era difficile costruire o che cazzo è. Sa di fatto che probabilmente qui non costruiranno. Ma la città intorno è cresciuta, si è sviluppata. Qui siamo ampiamente all'interno del grande raccordo anulare, quindi ampiamente dentro Roma, ampiamente dentro a tutto. Siamo a 2 passi da qualunque cosa, a 2 passi dal Gemelli, a 20 minuti dal Vaticano, capito? Per spiegare a chi dovesse non essere Roma. E sì, siamo in periferia, certo. Infatti, io per entrare qua ho dovuto infilarmi da una borgata, una famosa borgata, famosa, nel senso, una borgata famosa perché so di queste parti. E Ottavia, ti ero Ottavia, tu guardando la mappa vedo sta chiazza verde, dico fammi andare a vedere dove si imbocca perché da sempre sai l'insuperata. Cioè, problema da città grande. E probabilmente non solo, mi verrebbero tante considerazioni da fare su gente che conosco che non è di città grandi, ma proprio dalla città grande la dai per scontata in tutti i suoi aspetti, quindi dai monumenti alla storia, e le sue parti più belle. È incredibile come uno come me che ha 47 anni e ha vissuto sostanzialmente a Roma tutta la vita, a parte brevi parentesi purtroppo, no? Sapete che il mio grande dolore è quello che i parentesi sono sempre stati troppo brevi. Io avrei voluto vivere in molti più posti, molti, molti, molti più posti. Mi piacerebbe avere 470 anni per aver avuto il modo di dedicare 20 anni a ogni posto, 20, 30, ma di più 47, perché poi il punto è proprio questo. In 47 anni di vita a Roma, io non so un cazzo di questa città, la colpa è la mia. Non è che io non so la dimostrazione da media degli esseri umani che fanno tutti così. No, sono la dimostrazione di me stesso e sono un coglione che pur autodefinendomi un curioso, uno che ama la geografia, uno che ama la storia, il passato. Eccola, che cazzo conosci dalla città tua? Poco e niente. Perché c'è sempre tempo per andare a vedere i monumenti, per andare a rivedere il Colosseo che hai visto in giro quando eri ragazzino, per andare a rivedere i Fori Imperiali, che ho rivisto quando. Noi Fori per il Palatino, uno dei miei posti preferiti, l'ho rivisto 10 anni fa con una mia fidanzata americana e voleva vedere cose. Perché lei dice: no, sta Roma, fammi vedere cose, cazzo, mi ha fatto vedere il baretto, mi ha fatto vedere. Violava, mi ha fatto vedere, fammi vedere qualcosa di più, insomma. Quindi disse: andammo a vedere alcune cose. Fu un'ottima scusa per riscoprire e ricongiungermi con una città che nel frattempo avevo imparato a odiare perché la vivevo come una prigione, cioè sì, l'ami, però la odi, però la prigione. Da un altro punto di vista, fare tutte quelle cose che ti racconti che hai tutta la vita per fare, sì, c'è sempre la pensione, sì, ci arrivi vivo, deambulante, no? Però sono tutte cazzate. Cioè, quello che ho scoperto, semplicemente pensai, ecco, comincia a piovere, ho scelto il giorno giusto e fa sta gita. Vabbè, ho scelto il giorno. E poi il clima ha fatto la sua scelta, io ho fatto la mia, da rivediamo chi comanda e sono uscito uguale, non piogge, non piogge, questo sentiero per esempio dove porta, oltre che alla morte? E t'accorgi che non hai visto un cazzo, che sì, la città è letteralmente tentacolare, peggio, è neuracolare, cioè fatta di microalveoli, capillari, cose. Cioè Roma è una città stupenda perché non è geometrica, non può essere geometrica, no? Che è il grande dramma delle cittadine statunitensi, perfette per sapere dove andare. A me faceva ridere quando Natalie faceva: aspetta, metti nel GPS, ma metti nel GPS che siamo sulla seconda strada ovest, dobbiamo andare alla 72esima
est, che cazzo ci vuole? Una griglia, porco dinci, io la chiamavo The Power of the Grid, dicevo il potere della griglia. Era di una stronzaggine, forse perché ho giocato molti videogiochi, perché mi piacciono da sempre i dungeon crawlers sono basati su griglie, quadrate, però lei non è che non capiva. Essendo cresciuta con un'altra mentalità non gli veniva naturale, a me invece, cioè, piove. Insomma, sfruttare gli spazi, prendersi un po' cura di se stessi e di se stesse nello spazio in cui si è una pratica fondamentale per smettere di accusare sempre le circostanze ed essere una merda, perché le circostanze sono spesso una merda e possono essere a merda, capito? Cioè lo sono, lo possono essere, lo sono, diciamolo due volte, apriamo e chiudiamo, lo sono, lo possono essere, lo sono. Però ci sono delle cose che noi potevamo fare, non sempre, perché è chiaro che se tu sei in una fase di depressione bloccante, non le puoi fare. Quindi io con tutte le cose che dico, quando parlo di possibilità, come quando raccontavo in America, venite, migrate, fate, capito? Sì, certo, sempre specificavo, sempre, se si avete una serie di fortune che vi permettono di mettere in pratica tutte queste chiacchiere, perché non è automatico, non è ovvio, non è semplice, no? Ma ammesso un minimo di... Sarà registrando, sì. Ammesso un minimo di possibilità base, quindi un minimo di salute... un minimo di capacità energetiche, no? Energia, non energia nel senso spirituale, nel senso metafisico, nel senso proprio che te senti che c'hai la forza di uscire dal letto e cose del genere. Ammesso che stiamo a parlare di questo, ci sono mille modi per riscoprire sto cazzo di alveolo che ti circonda, o anche di prigione se vuoi. A prigione scopri che le celle non sono tutte uguali, questa cosa è importante. E quindi, quando riesci magicamente, perché hai la fortuna di essere a Roma tra l'altro, no? Quindi davvero è quasi interminabile la quantità di cose che puoi scoprire e puoi vedere, e forse si intravede in alcune delle mie passeggiate in cui giro la telecamera, cioè il cellulare, per inquadrare un graffito, per inquadrare un muro, per inquadrare una crepa nel suolo, per inquadrare un giocattolo nascosto dietro un cartello, per inquadrare una piccola scritta, per inquadrare una statuetta del cazzo o un'incisione, qualcosa di un vicolo, un marciapiede rotto che mi ricorda qualcosa, per inquadrare un vecchio bar dove non è mai stata cambiata la mobilia, per inquadrare una serie infinita di micro cazzate che sono importanti per me, passatista, innamorato del passato, lo sapete benissimo, esageratamente innamorato del passato, ma è lì che c'è qualcosa da vedere, capito? È lì che per me c'è qualcosa da riscoprire. D'altronde, che si fa? Quando si va nelle grandi città, quando si viaggia, vabbè, ogni persona fa quello che cazzo gli pare, c'è pure chi va a Marbella, chi va a Ibiza, chi va a Miami Beach per ballare, cioè, d'accordo, ok, però in buona parte, tra l'altro anche queste persone, sono capaci di andare in questo posto e poi fare, e poi sono andata a vedere la prima casa di Sant'Agustin, oppure che cazzo ne so, oppure poi sono andato a guardare il museo di questo e quest'altro, cioè, anche il personaggio più becero, più superficiale, un minimo di fascinazione, fosse anche finta, fosse anche acquisita, fosse anche obbligatoria per facciata, no? Però è il passato, la ricerca al passato, non è che sto sempre a cercare sto presente, sto futuro. Sì, c'è pure chi va, per esempio, Dubai, adesso io non voglio parlare male, parliamo male di Dubai, di Dubai non so niente, quindi sapete sempre che le mie uscite di panza sono tali, e come tali sono passibili di errore, di correzioni. Mi sta benissimo, io non ero fissato con l'avere ragione quando avevo 20 anni, ero una fissa, probabilmente fa parte di una ricerca di identità. E poi scopri che, sì, chiaramente da una parte preferisci avere ragione che torto, però quando ti illumina, ma io sono un cazzo, ma perché volevo raccontare alla gente che io sapevo, io sono un cazzo. Poi forse la via d'uscita per un egocentrico presuntuoso come me, sì, io non sono un cazzo, voi sapete pure meno di me. Però non sappiamo cazzo né io né voi, partiamo sempre da questo presupposto. Però non è vero, possono anche sapere più di te. Per cui Dubai a me mi fa schifo, sia come quel poco che ho visto esteticamente, perché a me quelle città del futuro mi piacciono nei videogiochi, ne so, Mass Effect, queste cose così, Star Trek. La realtà è l'angoscia, quella è la fine di questo. Quello, Dubai... Dubai, mai fissate su Dubai, capito? Però vabbè, ho detto io Dubai. Però
Dubai, mi viene in mente Dubai perché è il primo posto, mi viene in mente che praticamente è stato costruito dal nulla artificiale, pure Vail. Quella è la fine di questo, cioè la fine dei, vabbè, radiamo al suolo, lì c'era anche alzare dal suolo, però costruiamo dal nulla, è bello, il futuro dovrà essere qualcosa, il futuro esisterà, mio malgrado, malgrado Cesare, capito? Il futuro esisterà, ci sarà, ok? Però dato che non si può evitare, non spazziamo via tutto quello che c'era, capito? Poi non manco sta, cioè Dubai non è che è, però insomma, per dire che il passato è quello che si va a ricercare quando si viaggia, si va nelle città e tutto il resto. E però si va a fare il turismo cercando, guardando, dedicando giorni a dunque. Allora, lunedì mattina arriviamo, martedì andiamo al museo di questa e questa. Mercoledì si va alla torre dell'orologio. Roma non la viviamo da turisti e da turiste, no? Almeno io non ci so. Non l'ho mai fatto abbastanza, ecco, dai, parliamo in prima persona, io non l'ho fatto abbastanza, ed è meraviglioso farlo, per uno come me, che quando va nelle grandi città non va nei musei, a torto, ma è perché sto troppo in fissa col camminare e guardare così, io cammino, sai che cazzo, bello sto io, vado nelle città e faccio così tutto il tempo, cammino e mi guardo intorno e basta, per uno come me, che fa solo questo, è pazzesco non farlo a Roma, non averlo fatto a Roma, non farlo abbastanza a Roma. Quando lo faccio, perché adesso l'ho ripreso a fare, insisto, bisogna tenere presente l'ostilità che ci ho avuto nei precedenti 20 anni, 30 anni, prima di partire, prima di lasciare l'Italia. Roma era veramente vista solo, ma anche adesso è una prigione, ma è una prigione con cui ho fatto pace, perché è diversa la mia vita, è diverso lo slancio che c'hai 15, 20, 25, 30 anni, guardi al futuro. Cioè guardi a cosa succederà, c'hai questa curiosità, la sorpresa di cosa diventerò da grande, cosa c'è, cosa mi aspetta, può essere tutto, potrei diventare famoso, non famoso, miliardario, ricco, prigioniero, carcerato, morto, ferito, capito, soddisfatto, insoddisfatto, una serie di cose infinite che non c'è, tutto da scrivere. E quando ti avvicini ai 50 anni in cui, non mi dite banalità, tranquillo Cesare, se ancora può ancora succedere tutto, lo so, però l'approccio è diverso, cioè tu sai che non è tutto da scrivere, molte cose sono già state scritte, che la finestra perché qualcosa di pazzesco, di radicale cambi, non al negativo, no? Perché di radicale cambi, io ho cado, mi rompo una gamba, mi amputano la gamba destra, che è radicalmente cambiato, parlo di un cambiamento radicale di altro tipo, lievemente più ricco, interessante, bello magari, si riduce, e allora riducendosi questa finestra per le cose incredibili è cambiata anche l'attitudine rispetto a una Roma che a 20-30 anni dice basta, io voglio sto cazzo, voglio sta novità, deve succedere, cioè sono stato 20 anni qui, come se fossero 100.000, 20 anni basta, devo andare d'altrove, devo girare, devo visitare, devo scoprire, adesso ancora voglio girare, visitare e scoprire, ma poi capito, se ne dà un cazzo perché ci sarà tutta l'acqua su... Ma è diverso, pensi, vabbè, sicuramente mi muoverò di meno, sicuramente visiterò, ma visiterò di meno, sicuramente mi trasferirò, non è detto, ma mi trasferirò tra 10 anni, tra 20 anni, e quindi ti vivi in maniera diversa questo ambiente, scendi un po' a patti con il fatto che il tempo non ti trasforma in passato, e questa cosa... Come potete immaginare, a me piace l'idea di essere trasformato in passato, ha delle implicazioni. Essendo tu più passato, inevitabilmente hai meno sorprese davanti a te, perché il passato, nel suo essere meraviglioso, non è un contenitore di sorprese. Può portare sorprese, l'esempio più classico sono io che ritrovo i miei documenti del passato che avevo dimenticato, quelle sono sorprese. O il fatto stesso di scoprire, che ne so, archeologicamente scavi, fai uno scavo, trovi una cosa, è una sorpresa regalata dal passato. Però il passato personale non è questo grandissimo contenitore di sorprese. Il passato personale è un contenitore di sicurezze, di certezze. E per uno come me queste sono molto rassicuranti. Io sono uno strano passatista perché, come molte persone, sono legato al passato, sono di quelli inchiodati nel passato, incapace di muoversi nel presente e di viaggiare verso il futuro. L'accusa più classica che si fa, letta, non so se su un
biglietto dei Baci Perugina o sulla settimana enigmistica, Rebus 3-2 passato, le gare, che so. Cioè, io non sono di quei passatisti terrorizzati da quello che hanno davanti a sé, tutto il contrario. Penso che la mia storia mi faccia onore. Sono un innamorato del passato, e che del passato si è sempre soltanto arricchito e nutrito, l'ha usato come carburante per imparare, per migliorare, perché dialetticamente, se potremmo rigirare tutto come cazzo ci pare, rischiamo sempre di cascare in luoghi comuni, come il passato ti ancora, le frasi, i proverbi, ma non sono sempre giusti. Far lavorare la ginnastica del cervello è quella per cui uno si rende conto che alcuni sono luoghi comuni e che le cose funzionano da caso a caso, da persona a persona. Mio amore per il passato non è mai stato un problema, è sempre stato un arricchimento, è sempre stato un motore, un carburante potenziato, qualcosa che mi ha permesso non solo di fare cose e di farle con un minimo di consapevolezza in più rispetto a come viene l'impulsività. A me non mi è mai piaciuto, cioè il falso, alcune ragazze impulsive mi hanno sempre attratto da morire, e questo purtroppo è ricadere in un luogo comune, chissà dove cazzo l'assorbi da ragazzino guardando le Manic Pixies nelle serie americane, che cazzo è, insomma. Però nella pratica l'impulsività per me è buona in una dose contenuta, ma gestita, perché alla fine il controllo, è chiaro che io sono un po' maniaco del controllo, al contrario, no? Cioè non il controllo delle altre persone, basta, il controllo forse più di me che del resto. E tutto questo è basato su informazioni. Io più informazioni ho, più riesco a tenere insieme i pezzi, più riesco a migliorare, più i miei cicli produttivi ed evolutivi non sono basati su sì, mandava, sono basati su riflessioni che sono costruite sui fatti del passato. Quindi ecco che poter visitare Roma come un turista, poter uscire, dire oggi esco di casa, mi faccio una passeggiata in quella zona, cammino, che è esattamente quello che fai quando vai a fai se non sei un beota, quando vai a Berlino, quando vai a Praga, quando vai a Denver, quando vai ad Abu Dhabi, che cazzo ne so, immagino che prima ho detto così dove sono stato, poi ho detto così dove non sono stato. Quando vai a Hong Kong, dove vorrei ovviamente molto andare, quando vai a Canberra, dove vorrei molto andare, quando vai a Vladivostok, dove vorrei molto andare, quando vai a ovunque, io vorrei andare ovunque, io ovunque voglio arrivare in un posto, mettermi seduto a un cazzo di tavolino, ordinare un caffè latte o quello che è, qualcosa del genere, qualcosa di dolce, con una passerella di qualche tipo, poi andare a dormire, sentire i suoni del silenzio della notte di questo posto, aprire la finestra, respirare l'aria locale, passarmi la mattina, rimettermi al tavolino, rifare colazione, uscire, ricominciare a passeggiare e guardarmi intorno dovunque cazzo sia, sì, pure a Dubai, dove se capitasse ci andrei, perché no, in basso alla lista delle priorità, ma ci andrei. Questo è quello che voglio fare. Ah, perché non lo famo abbastanza a Roma? Perché ci sembra di averlo già fatto, perché ci sembra che non ne valga la pena, perché a me sembra che non ne valga la pena. E invece, quando per qualche motivo riesci a rompere quell'abitudine del cazzo di sentire sempre lo stesso sapore in bocca, quando in realtà è tra l'altro la città, io penso che poche città al mondo, penso, non l'ho viste tutte, abbiano così tanti sapori e odori e viste diverse. Sì, mancano i grattacieli, e sti cazzi, eccolo là il grattacielo. Come Roma, insomma, tutta sta pippa per dire che quando riesci, io tornato dagli Stati Uniti, ho avuto un periodo in cui marzavo tutte le mattine, andavo a fare prendere il cappuccino al bar, leggevo il giornale, come i vecchi, nella mia visione i vecchi, anche perché i vecchi pensionali, cioè chi è che può alzarsi la mattina e andare a leggere il giornale al bar? Allora, due persone, i pensionati e i disoccupati. Io al momento ero disoccupato, appena tornato in Italia ero disoccupato e mi sono potuto permettere questa cosa, ma ho fatto buon viso a cattivo gioco, ho apprezzato questa cosa della passeggiatina e tutto il resto. Sono sempre stato uno che cammina, sempre stato uno che gli piace guardarsi intorno, ho cominciato a guardare davvero le crepe nei muri da casa mia fino al bar e passando, non è che oddio incubo, cioè
affascinato guardando, scoprendo vecchie scritte che potevano essere da 10, da 20, da 30, da 50, da 100 anni, per poi scoprire quelle che sono lì da 100 anni, per esempio sull'archetto che conduce al bar dello Zodiaco, che tra l'altro è chiuso, altro pezzo di storia romana. C'è sta archetto dei mattoni e ci sono dei graffiti scritti da quelli che erano probabilmente le guardie del Forte Montemario, che lì c'è il Forte Montemario, dove c'è lo Zodiaco, c'è una cosa che si chiama Forte Montemario, che è ancora Forte Montemario. Sono dei forti costruiti attorno a Roma alla fine dell'Ottocento, Forte Montemario, Forte Prenestino, Forte Bravetta, Forte Braschi, Forte Trionfale, ce ne sono un altro paio credo, sono forti, se li guardate su Google Maps dal cielo vedete che hanno la forma di fortini con le mura, fortini con le mura, che ma cazzo vuoi chiamare? Un altro po' c'è proprio il fossato, anzi mi sa che Forte Prenestino c'ha il fossato. E quasi tutti questi forti sono stati abbandonati, adesso avranno sicuramente funzioni diverse, qualcuno è sicuramente ancora vivo e vegeto e usato non per la sua cinta muraria ma perché erano fortini militari e si è continuato a usarli come tali, cioè sarà il comando di questo, il comando di quell'altro, l'ufficio, passacarte, quello che cazzo ti pare. Altri sono stati abbandonati, il Forte Prenestino fu abbandonato al punto tale che poi è stato occupato ed è la più, credo, la più vecchia occupazione, più vecchio centro sociale oggi gestito occupato di Roma se non d'Italia, dal 1986 mi risulta, quindi fatevi il calcolo, sono 35-36 anni, ed è una cosa incredibile, cioè un centro sociale dove hanno suonato band leggendarie per parlare solo di questo, ed è dentro un forte militare del 1800, c'ha le case degli Hobbit costruite nel lato della montagna, controlli sempre il tempo, tanto se...
Forte Monte Mario, la stessa cosa, più o meno sembra abbandonato, poi in realtà ho scoperto guardando dal satellite che c'ha, prima pensavo che abitasse in custode, poi credo che ci sia stato un certo periodo, c'erano i senza tetto, ma in realtà se vai a guardare adesso ci hanno costruito attorno quelle che secondo me sono o delle case abusive o comunque sia una componente abusivismo secondo me a Roma, per forza, no? Però l'abusivismo, ci sono queste case che credo ci siano carabinieri o in pensione, carabinieri o militari o in pensione o che hanno ancora l'incarico onorario di assicurarsi che sto ex forte funzioni, laddove è evidente che dentro la piazza d'armi del forte ci sono delle abitazioni, delle baracche, delle strutture, tutto il resto è diroccato, o comunque sia, ma non ci vado una decina d'anni a dire la verità, però l'ultima volta che sono passato lì da Zodio l'impressione era sempre quella, ma perché cazzo che stava a dire dei forti di Roma, insomma, che cazzo se lo ricordo. Vabbè, comunque oggi ho detto vado a fare sta passeggiata su questo pezzo di campagna inglobato alla città e faccio un video, ma massimo 10 minuti, oggi massimo 10 minuti, rigorosamente non più di 10 minuti, e calla, credo siamo già a 25. È evidente che questi video hanno la funzione di farmi parlare, che è una cosa che pratico molto meno del dovuto, cioè se io comincio a parlare non smetto, no, ma nel volontario isolamento rafforzato dalle circostanze virali di cui siamo tutti e tutte a conoscenza, mi viene da pensare altro. 9 marzo 2021, regà, 9 marzo 2020, esattamente un anno fa, forse era il 10 o l'11, a me pare il 9, mi dissero non venire a lavorare, siamo in lockdown, esattamente 365 giorni fa. Quindi quello che è il mio isolamento dato da le mie personali circostanze emotive, per cui no ragazzi, state alla larga, non voglio troppe interazioni, che poi la gente ti chiede conto, ti dice vedemo, se ti dice famo, ti dice sto male, ti dice dammi una mano, io non posso dare mani a nessuno, manca a me stesso, sicura dall'altra persona, rafforzato dal Covid, no? E quindi per uno che come me gli piace chiacchierare, questi video sono una salvata. Dice vabbè, cioè, ma tu ci devi romper cazzo a noi? No, io non rompo il cazzo. Rompo il cazzo? Mannaggia. Rompo il cazzo solo la mia telecamera. Perché nessuna persona è tenuta a guardare o non guardare i video, non è tenuta a guardare, a seguire. Infatti, solito discorso, avete smollato, no? Sono rimaste pochissime le persone che per qualche ragione non solo ancora guardano i video, ma gli è pure voglia di ringraziarmi per questi video. Pazzesco. Però tra l'altro vabbè, mi vengono in mente 2000 cose diverse. Comunque sono venuto oggi, ho detto sono una settimana di ferie, volevo fare delle passeggiate intorno a Roma, volevo a Roma e intorno a Roma, però cercavo un po' più la natura. Tra l'altro parte del suo discorso era per dire continuerò a fare video su Roma, da dentro Roma, perché questo è quello che ho. Quando viaggerò farò anche altre cose, quando ricomincerò a viaggiare, quando avrò dei viaggetti farò anche altre cose, sempre per conservarmele, no? Perché lo sapete, qua uno dice le cazzate, dice ah lo faccio per me, in realtà lo pubblico, ma io non so come spiegare. Per me ritirare fuori quei documenti da Finlandia, per esempio il 2007, che io avevo scritto, sì, stavano su un blog, cioè è stato, ha avuto un valore e sorprese del passato, capite, sorprese, non si può spiegare quanto bello sia aver impacchettato quella cosa e averla ritrovata. Non è uguale che se non lo fai quel pacchetto, se non fai quel pacchetto non la puoi ritrovare. Certo, puoi trovare in una scatola le foto, ovvio, ma quando tu ritrovi invece che una scatola di foto, io non scatola di foto, ma una scatola con dentro una storia raccontata per fotografie, e io sono 100 volte più contento. Chiaro, io potrei averla tenuto i video girati in colorato e ritrovarli 10 anni dopo e mettermi lì a guardare 20 ore dei filmati per capire se c'era qualcosa di interessante, ma l'averli impacchettati nella forma in cui li ho impacchettati, io non smetterò mai di ringraziarmi. E lo stesso vale per oggi, quanto io tra 5, 10, 20 anni riguarderò sto cazzo di video dicendo 9 marzo 2021 stavi lì come un coglione su sto pezzo di... Ah, macchina del tempo, capito? Ah, cazzo del tempo, già l'avevo detto queste cose.
era per dire che continuerò a fare video girovagando per angoli di Roma, ciarlando con un coglione per il futuro me stesso, che si guarderà e dirà: bella, cioè, grazie, o sei troppo un grande che hai fatto queste cose, perché se non l'avessi fatte, poi chissà, anche i figli, i nipoti, cioè, ci penso ogni tanto, cioè, quando ho ritrovato i documenti, una delle cassette di cui non ho parlato, sento un treno in lontananza, questa è una cosa un po' orgasmica per me, una delle cassette di cui non ho parlato, perché non aveva senso, non era legata alle cassette dei messaggi in segreteria, è una cassetta che ho trovato nel registratore di mio padre, dove lui racconta, aveva deciso di buttare giù le sue memorie, aveva deciso di fare proprio una specie di memoriale, cioè aveva ormai più di 80 anni e si è reso conto che non aveva fatto quello che faccio io, lui aveva lasciato molto dal punto di vista, cioè, puoi ritrovare alcune delle cose che ha fatto lui in cinema, e al tempo poi non era nemmeno così facile senza YouTube, però insomma non è che lui avesse così tanti documenti di sé, aveva le critiche, come le chiamavano loro, le recensioni, le critiche dei giornali, i ritagli dei giornali, tante cose, ma non aveva così molto di sé, insomma io non lo so cosa significa avere 80 anni o sentire che la tua vita comunque sta veramente volgendo al termine, però penso che poi, soprattutto se sei egocentrico, no? E se io lo sono, lui era 10 volte di più, ho la sensazione che pensi: vai, ma tutto quello che sono sparirà senza lasciare traccia, e probabilmente hai anche dubbi sulla tua memoria, cioè ce li ho io adesso, quindi decise, voleva fare una specie di memoriale, di racconti della sua vita, di come, non lo so, perché non ne abbiamo parlato, però ho ritrovato questa cassetta dove aveva registrato, aveva cominciato questa narrazione, e parla del dopoguerra, delle Amlire, lui era del 32, quindi immaginatevi, aveva 10 anni nel 42, 12 anni nel 44, Roma occupata dai tedeschi, 14 anni nel 46, la liberazione, gli americani, cose che fanno rabbrividire, il rimpianto di non avergli mai fatto io queste interviste, soprattutto adesso che mi sono fissato con, sempre avuto interesse per queste cose, ma adesso mi sono fissato con la resistenza partigiana, nel senso che voglio fare delle ricerche più approfondite, e mi è venuta un'idea di fare un gioco di ruolo, ambientare un gioco di ruolo tra il 1943 e il 44, nello specifico nelle valli piemontesi, dove ci fu la resistenza in montagna, non solo lì, una delle sacche di resistenza in montagna, ed è quella che mi sta più a cuore perché riguarda le mie valli preferite. Quindi mi sono messo a fare delle ricerche e il rammarico, dovuto a mille fattori, compreso il rapporto di comunicazione frammentaria e stupida che si finisce spesso per avere con i propri genitori, a cui vogliamo bene ma ci troviamo ingrippati in degli automatismi del cazzo invece che spontaneismi. Io di sicuro, mio figlio lo vedo uguale con me, alla fine con mio padre parlavo solo di Lazio e di fantascienza e mai abbastanza di altre cose. Ogni tanto gli chiedevo i racconti, però magari quel giorno non gli andava di raccontare e mi dimenticavo per un altro anno. Avrei potuto chiedergli cose incredibili su quella parte di storia che mi affascia a morire, invece non l'ho fatto. E mi ritrovo adesso con questa registrazione, che purtroppo sono solo 10 minuti, di quello che probabilmente lui avrebbe voluto fare essere ore e ore, cioè poteva tranquillamente scrivere un libro, no? Sapete che io sono un sostenitore delle biografie, delle autobiografie della gente qualunque, sono convinto che le vite singole, personali, individuali possano essere epiche quanto e se non più di gente che finisce per avere la biografia e l'autobiografia, chi te se incula, no? Mentre invece l'epicità della vita di mio padre, per principio, essendo mio padre, è elevatissima. Sono rimasti questi 10 minuti in cui racconta le origini e racconta come s'arrangiavano i ragazzini di 10-15 anni in quel periodo del dopoguerra, della guerra prima e del dopoguerra dopo, e di come divenne attore, come cominciò la professione dell'attore, di come e quanto gli piacessero le donne, una cosa che
ci tiene a specificare in questo racconto che non, chiaramente non doveva arrivare a nessuno, era per sé o comunque per essere ritrovato, ed è stato ritrovato anche se non sufficiente. È evidente che non era costruito proprio nel modo in cui racconta il suo rapporto con le donne, si capisce che non si può esporre all'esterno così, probabilmente in quei momenti ha rivissuto delle emozioni, delle sensazioni che gli andava di semplificare e di buttare fuori in quel modo, senza stare a ritagliarlo o a impacchettarlo per un eventuale pubblico, insomma. Però è questo, cioè pensare che un giorno magari mio figlio, che non guarda i miei video e le cose, e fa bene, perché dice: ma che cazzo mi frega mio padre, ce l'ho tutti i giorni in camera, sta nella stanza di fianco. Poi fa ride perché faccio niente, dirette su Twitch, ogni tanto si aggiunge un seguace nuovo, un follower, e poi mio figlio mi fa: sì, ma quello è un amico mio, cioè uno con cui gioca a Smite, cioè non dico che i suoi amici mi seguono più di lui, no? Ma che poi anche se fosse, cioè sta, però questi documenti, solita storia, i documenti sono documenti, non tutti hanno la stessa valore, interesse e curiosità, ma insomma importante che esistano, la storia non si sarebbe fatta, l'archeologia non esisterebbe, tutte queste banalità. E oggi avevo scelto di fare un giro, di cercare un po' di natura, volevo andare a leggere da qualche parte. Sfortunatamente questa settimana di ferie è capitata in un periodo piovoso, quindi molti di quelli che erano viaggi un po' più lunghi, volevo andare fuori, un po' fuori Roma, a cercare proprio campagna vera, e da mangiare una trattoria, portarmi un libro, andare a leggere, insomma fare una giornata dalle 10 alle 11, perché prima col cazzo, dalle 10 alle 11 fino alle 5 del pomeriggio, una cosa del genere. Invece con questo clima io c'ho il motorino, dove cazzo vado, no? Devi per forza limitare. La campana. Apro la mappa e dico: vado cazzo, posso arrivare a questo clima? Vedo sta chiazza verde gigante che è l'insugherata, che... Insisto, per chi è di Roma Nord, Roma Nord-Ovest, tutti sanno, la conoscono di nome, sai dove sta più o meno, però non è che ci sei mai andato. Cioè, insomma, io non avevo mai detto: oggi vado all'Insugherata e passeggio all'Insugherata. E cerco l'imbocco, guardo un po', scopro che sì, sta dietro sta borgata, Ottavia, Palmarola. Si capisce bene dove si entra, dove c'è un cancello, guardo lo Street View, dove c'è un cancello chiuso, un cancello aperto. Arrivi, parcheggio il motorino davanti a un baretto, ho preso due panini, una bottiglia d'acqua frizzante, e poi mi sono inoltrato e scopri qualche immagine, l'avrete vista, scopri questa Street View, si ferma, quindi da parte dopo scendi questa specie di tornante e ti ritrovi davanti a questa fila di case che originariamente saranno state campagne, baracche, ma oggi sono miracolate, sono stupende, questa fila di case, cioè tu sei fuori dal mondo, in campagna vera e propria, su un lembo di terra che non è stato... Qui sicuramente ci saranno prender cazzo ogni estate, no? Però su un lembo di terra che non è toccato dall'eternità! Sì, qui c'era la via Francigena, e questa è l'altra cosa, no? C'era il blocco di via Francigena. Sì, ma uguale, cioè quanta gente camminava. Poi la via Francigena era là sotto. Questo punto in cui sto adesso, che si potrebbe obiettare che in realtà questa radura potrebbe non essere naturale, magari 500 anni fa qui c'era un mercato, perché è così. Però è bastato andare a Roma, dietro a un bar, per ritrovarmi in campagna. E sì, dove sono adesso, voi a 360 gradi vedete la città, perché sono sul punto più alto di questo parco dell'Insugherata. Ma se scendo giù, dove avete visto prima, non c'è niente. E qui si sente in lontananza la città, perché essendo in alto i suoni arrivano, ma sotto si sentivano soltanto uccelli, solo e soltanto uccelli. Era una cosa magnifica, incredibile. Dire che e questo clima è perfetto. Sì, se piove un po' me lo del culo, però è già finito, no? Se oggi ci fosse il sole non sarei contento come sono contento. Sapore, l'odore dell'aria, l'odore che arriva quando la pioggia bagna il suolo, ste mini pozzanghere, il grigio che sembra grigio ma in realtà innalza ed evidenzia e migliora la saturazione dei colori, non si può spiegare. Quindi in quella che è una giornata a caso in cui
detto, vabbè, oggi non posso stare un altro giorno. Ieri 9 ore e mezza davanti a, sul divano, davanti al monitor 55 pollici a giocare a Persona 5 Strikers, che ovviamente vi consiglio se vi piacciono i giochi giapponesi e soprattutto Persona, serie Persona, Persona 5, Shin Megami Tensei e tutto il resto. 9 ore e mezza, alla fine c'avevo mal di testa, se non avessi avuto mal di testa sempre più forte l'avrei giocato ancora. Non ho manco magnato perché alle 4 ho fatto l'ultimo pasto, poi io digiuno per 18 ore, quindi fino alla mattina dopo niente. Ho detto no, domani mi devo muovere un po', devo fare qualcosa. E quindi quando ho visto che era grigio ho detto sti cazzi, esco uguale. Ho scelto di venire qua e questa è la scelta migliore, questo dovrebbe essere il giorno migliore del 2021 per me. Ci saranno altre scampagnate, altre tre gitarelle, per esempio sabato dovremmo andare con un amico a fare un'altra passeggiata, ma il valore della solitudine, come sapete, il valore dell'allontanarmi da tutto, del poter non sentire suoni del cazzo, del potermi sentire nascosto, che se me si cerca non me si trova, che sì, la gente dipende da me, ma se... ma che in fin dei conti puoi sparire, non lo farai mai, ma puoi sparire. Il poter fingere di essere finito e non ci resta che piangere, di essere cascato nel passato, per me è un valore inestimabile. E che questo possa accadere in una giornata grigia, non di sole, dove non sto a litigare tutto il tempo con le ombre, posso guardare a 365.000 gradi, cioè in tutte le miliardi di direzioni, senza dover, cioè sempre occhio se mi chiudo perché ha luce, no, però è diverso. Per me è una cosa fantastica, quindi questo video non è niente, come sempre, sono riuscito manco a sfiorare un tema, avevo in mente un video sui videogiochi, vero, nel senso che per anni ho voluto scrivere un libro che si chiama I videogiochi mi hanno salvato la vita, non l'ho scritto, non lo scriverò mai, ho detto vabbè, ma scusa, fammi un video sul fatto che i videogiochi mi hanno salvato la vita, volevo fare un video su le solite esperienze del cazzo che ha l'umanità, cioè, volevo comprare questo libro su... c'è un libro sulla resistenza piemontese, libro resistenza a fumetti, vado a guardare su internet e dice esaurito, però Feltrinelli ordina e ritira in negozio, va bene. Poi dico, ma scusa, sto cazzo di internet... mi sono fatto un'altra passeggiata, sono uscito da casa, ho fatto 2 chilometri di passeggiata, sono andato a Piammer, i pancakes, passo davanti a Feltrinelli e dico, vabbè, in bocca, e gli dico, senta, salve, buongiorno, cioè, cerchi di dare un minimo, va a sapere se i commessi e le commesse di un negozio oggi dicono che è bello, tutta la gente compra su internet e nessuno viene a romper cazzo, oppure se invece pensano, mortacci, tutti e tutte comprano su internet, io qua domani mi licenziano, non lo sai. Sicuramente c'è il 50 e 50, però io ho pensato che invece si è andata la mano, per esempio sono andato da GameStop a comprare dei giochi della PlayStation fisicamente, cioè sto cercando di diminuire la quantità di acquisti che faccio solo online per cercare di equilibrare un po', perché è ottimo che se possa, però sappiamo benissimo che sta polverizzando e massacrando un altro tipo di economia e di commercio, quindi vado da Feltrinelli, cambia cazzo, se compro da Feltrinelli probabilmente se compro digitale o fisicamente non gli cambia niente. Però insomma ero lì, ho detto vabbè, fammi entrare, dai, minimo di contatto umano. E entro da Feltrinelli, c'è stato il box informazioni, mi metto lì davanti, nessuno mi si fila, vuoto, 5 minuti, io sono fatto così. L'epoca delle coattate per me è finita, mi interessa soltanto che la gente smetta di essere coatta, e quindi mi tengo anche un po' della coattanza, per cui una volta, cioè, non è che chissà che, no, però avevi quel limite, superato il limite, sbroccavi, oh, spacco tutto, faccio disfo, ti ammazzo, cioè, non è che ti ammazzo veramente, quella rabbia finta che poi arriva pure dalla pizza magari e ti inventi che ti ha presa la sprovvista, la realtà è solo che sei un coglione. E Roma è piena di gente così, non vuoi essere un altro di quelli così che alzano la voce, la scenata, poi mo finisci su YouTube in 2 secondi, no? Quindi rimango lì, aspetto 5-10 minuti, non devo andare nessuna parte. Finalmente arriva questo, mi guarda, no? Non dice prego, buonasera, no, mi guarda. E io penso, non è che sei servo mio, è una questione di... che sono scambio, pronto, prego, buonasera, ah, salve, buongiorno, che ne so.
cioè già c'ero del culo a tutte e due, famo finta che non c'ero del culo a tutte e due, damose una mano, niente. Io lavoro cercando di non è in ginocchi, cerchi di salve, sto cercando questo libro, gli faccio vedere, per non perdere tempo, gli faccio vedere il cellulare, gli faccio vedere il titolo, lui guarda, fa, senza dire una parola, comincia a digitare su, fino adesso ha detto zero parole questo, poi alza la destra la cosa e fa, no, dice solo no, cioè, no è in che senso? Non c'è, cioè, non ho capito che non c'è, qui dice, compra sul sito, e ritiri il negozio, pensavo che si potesse ordinare dal negozio e lui non dice no, non si può ordinare da... già avete capito, già una capocciata, vedi come cambiano, però non è che dice no, non si può ordinare, no, non c'è, fini, no, lui dice solo no, per lui quello è ok, me ne devo andare, no? No, sul sito, cioè, lui, e lui a quel punto gli dico no, sul sito diceva che si poteva, lui mi risponde no, di nuovo no, solo no, cioè no, non c'è, no, non si può ordinare, no, devo andare per forza, devi farlo per forza dal sito. Cioè, ma scusi, dal sito devo ordinare una cosa, lei non la può fare da qui? No. Abbiamo capito, no? Adesso io non lo so. Io non escludo che gente che magari sta guardando questo video, tra le poche persone quali sono, ci sia qualcuno o qualcuna che dirà assurdo. E poi magari lo fate pure voi. Perché da qualche parte sta gente sta, cioè ovunque, stanno ovunque sti personaggi, no? Come quel fenomeno l'anno scorso che mi ha riparato la sonda Lambda per 500 euro, vi ho raccontato, mi sa, 500 euro per una cosa che costa tipo 20 euro, 30 euro su Amazon, e la lavorazione richiede un tempo che non discuto, ma insomma, e... Io sono andato a mettergli la recensione negativa, quello mi ha telefonato, pronto? Lei è il signor Villano, lei mi ha lasciato una recensione negativa, io è passibile di denuncia perché ha fatto un'illazione, guardi, illazione, lei mi ha fatturato 200 euro una sonda Lambda che ne costa 30, 90 quelle valgono tanto. Insomma, sanno ovunque personaggi, non è una fregatura, no? Cioè, infatti quello mi interessa meno di questo tizio dei Feltrinelli. E questo no, ma pure se te lo del culo, ma che cazzo vuoi? Se mi fossero tutto il culo a me, l'avessi trattato male, lui avrebbe reagito allo stesso modo, dicendo, capito? Wake up some mornings, thank God not as often as I used to, slow and heavy from dreams with you. You found a way back in, once again, my long lost friend. Funny to see that after all these years, I miss you the same. So I drag myself to the corner cafe, and for a second I see you there, like in the good old days. And I wonder what you're doing, what are you up to these days? I sometimes wish you would call me, but then I wouldn't know what to say. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. In every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. It takes a glass or two for it to settle down, for your shadow to stop following me around. I find myself walking back
to all the places we knew, dreaming and wishing to somehow run into you. And of course I wonder, does it happen to you? Does my ghost ever come looking for you? 'Cause all that's left now are my dreams and memories. But I'm glad you came through my life and put your stain on me. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. Strangers at every crossroad, every bar.